Sindaco Massimo Vagnoni, lei adesso ha ufficialmente uno sfidante, anzi una sfidante, una donna. È una cosa che la impensierisce? Ma insomma, non parlerei di questo. Faccio i miei auguri a Simona Lattanzi per la candidatura, quindi speriamo una campagna elettorale in cui si facciano parlare i temi e ci confronteremo per il bene della città. Senta, a proposito di temi, lei ha insistito molto su sociale, ambiente, giovani, ma voi avete trascurato questi temi? No, noi abbiamo lavorato su questi come su tantissimi altri temi. In campagna elettorale parleremo anche di questo, non ci limiteremo a parlare di cosa faremo, ma parleremo di tante cose fatte, anche e soprattutto su questi temi fondamentali. E poi come portare avanti situazioni che magari meritano una maggiore attenzione rispetto a quella che è stata in questi anni. Senta, con Emma Zarroli il divorzio è ormai consumato o ci sono i margini per recuperare? Ma questa cosa l'abbiamo chiarita tra di noi, insomma, su strade che sono su percorsi che sono diversi, però insomma, non ci concentriamo sulla campagna elettorale e sui temi da fare. Comunque i partiti di centrodestra sono compatti sul suo nome? Sono compatte le persone che faranno parte delle liste. I partiti di centrodestra hanno deciso di condividere il percorso che abbiamo fatto in questi anni, hanno ritenuto che l'amministrazione ha fatto un buon lavoro e quindi in qualche maniera ci sosterranno. Senta, sindaco, i suoi detrattori la definiscono spesso come un palazzinaro, diciamo uomo dalle forzature urbanistiche. Lei sente queste accuse? Beh, mi mancava questo, e chiaramente mi auguro veramente che la campagna elettorale vada su altri temi, perché dice questo chi non ha argomenti ed è evidente.